Eccoci qua, benvenuti, bentornati sempre qui con Penelope e le sue carte. Oggi andiamo a vedere lui e lei, l'uomo e la donna, l'energia maschile e quella femminile, Marte e Venere, come interagiranno, cioè come passeranno, come trascorreranno la settimana dal 18 al 24 maggio 2020. Lo faremo sia grazie all'astrologia, perché andrò a fare anche due previsioni astrologiche, sia grazie ai miei tarocchi e non solo, perché userò anche le sibille, gli oracoli, eccetera. Va bene? Quindi, diciamo, sono delle previsioni per la settimana per lui e lei. Il lui e lei in questione può essere chiunque, dovete vedere voi per la vostra vita a chi si possono adeguare queste energie. Io parlerò di un lui, non è detto che sia il vostro fidanzato o vostro marito, può essere vostro padre, un vicino, un amico che durante questa settimana interagirà con voi o farà qualcosa. Insomma, lo vediamo via via strada facendo. Ripeto, è un lui e una lei che dovete vedere di inquadrare voi nella vostra vita, naturalmente, va bene? Io direi di partire subito. Allora, dunque, qui la prima cosa che vedo qual è? Sicuramente il passaggio che è successo, che è accaduto pochi giorni fa di Marte nel segno dei pesci. Quindi il Marte, il lui in questione, diventerà molto più pescino, quindi molto più malleabile, molto più dolce, molto più tenero. Potrebbe anche sparire. Adesso andiamo a vedere. Ok, quindi diciamo questo passaggio molto molto importante di Marte nel segno d'acqua dei pesci. La Venere, l'energia sensuale della donna, è ancora nel segno dei gemelli, quindi molto mercuriale, molto comunicativa, molto in movimento, va, diciamo così. E Mercurio, pianeta dell'intelligenza e della comunicazione, anch'esso in gemelli. Quindi diciamo che Mercurio e Venere stanno camminando a braccetto nel segno dei gemelli, mentre Marte è entrato nel segno dei pesci. Ora ritorneremo man mano che butto le carte, andremo a vedere un po' questo discorso, va bene? Ma partiamo subito, andiamo a vedere un pochino lui, come se la passa, andiamo a vedere questa lei, cosa combina, e poi vediamo se e in quale modo interagiscono fra loro, ok? Andiamo, partiamo, vediamo. Partiamo da lui dal 18 al 24 Beh, allora, questo uomo sta andando incontro sicuramente a dei cambiamenti, cambiamenti che gli danno anche un pochino d'ansia, eh? Io lo vedo ansioso, inquieto, irrequieto, quindi sicuramente qui si parla o di casa o di denaro, da lì non si scappa. Diciamo che ha i suoi pensieri che lo rendono un po' ansioso, quindi se sei uomo, quasi certamente qui un qualche pensierino tu ce l'hai, ma andiamo per gradi. Vediamo lei per la settimana dal 18 al 24 maggio 2020, previsioni per lei, per la donna, per Venere. 18-24 maggio 2020, andiamo a vedere. Vediamo. Diciamo che fra tutte e due io ho qui sia un lui che una lei molto in ansia. Lui è ansioso, sicuramente ansioso, c'è qualche cambiamento, diciamo così, in ballo. C'è un lui che potrebbe uscire da casa, mi stanno facendo vedere queste carte. Quindi non so se sta lasciando, abbandonando una famiglia. Andiamo a vedere, eh. Ok, lui 18-24
Ok, andiamo a vedere lei. Allora, questo sembrerebbe, è possibile naturalmente, non è detto sia solo così perché è una stesa generica e generale, per carità. Però qui mi sembra un uomo al di là molto irrequieto, un uomo che è messo o che verrà messo davanti sicuramente ad una scelta o comunque ad una decisione da prendere. Però effettivamente qui mi sa più di scelta fra due situazioni. C'è un qualcosa che gli crea ansia, che lo rende irrequieto e nervoso, sicuramente. È un uomo, è un lui che potrebbe uscire da casa, quantomeno magari semplicemente deve riprendere a viaggiare per lavoro, posso vedere anche quello. È un uomo in procinto di viaggiare, però siccome lo vedo allontanarsi da casa, io posso pensare anche a quello, ma andiamo per gradi perché le carte vanno lette tutte insieme, naturalmente. Vediamo lei. Lei dal 18 al 24 maggio 2020. Eccolo qua. Allora, perfetto, perfetto. Ok, allora qui c'è una lei che ha paura, sinceramente. Qui c'è una donna impaurita che ha paura, che teme qualcosa, che si sente comunque legata, ossessionata da qualcosa o da qualcuno. Lo ripeto, ragazze e ragazzi, questa è una stesa generale, cioè nel senso, io ho sbagliato forse la scorsa settimana a chiamarlo oroscopo di coppia, perché non è esattamente questo, cioè è un oroscopo che potrebbe essere di coppia, ovvero sia questo lui e questa lei potrebbero essere effettivamente una coppia, assolutamente, ma potrebbero anche non esserlo. Magari qui stiamo parlando di un lui in cui tu, voi identificherai tuo fratello, per esempio, e in questa lei tu stessa o un'altra donna. Capito cosa voglio dire? Quindi dobbiamo un po' vedere dove voi vi identificate. E chi è questo lui? Ok? Che non è detto che sia l'uomo che pensate, che credete voi. Dovete ascoltare un po' la storia e vedere un attimino se e come queste due persone interagiscono. Va bene? Ok, detto questo, qui potrebbero essere associate le due persone, nel senso che dal lato di lui, qui vedo una persona, un uomo che potrebbe allontanarsi dalla sua casa, dalla sua famiglia o comunque dalla casa. Qui vedo una lei che, diciamo, anche lei alle prese, diciamo così, con un dispiacere, una perdita, diciamo così, un qualcosa che viene a rompersi in un rapporto affettivo, che potrebbe anche essere un matrimonio, perché qui mi parlano di casa, di qua mi parlano di matrimonio, quindi ci sta. Ma cosa ci posso vedere io in queste carte? Questa lei potrebbe benissimo essere l'amante di questo lui e sperare che questo lui se ne vada da casa, perché ci vedo anche questo da queste carte. Comunque sia, lui durante questa settimana vedo che sicuramente avrà da festeggiare qualcosa, avrà da festeggiare qualcosa perché lo vedo celebrare, lo vedo festeggiare. Qui potrebbe prendere appuntamento, potrebbe essere intento a corteggiare qualcuno, quindi magari proprio questa lei, chissà. Ok, qui c'è un corteggiamento, ma c'è anche da parte di lui questo, vedete questa carta, questo, come si dice, tenere i piedi in due scarpe, vedete, qui è come un jolly, no, che deve tenere le due monete in equilibrio, quindi uno e due, ok? Le due facce della stessa medaglia, ma anche due situazioni potrebbero essere, ok? Qui ci potrebbe essere una nuova conoscenza per questo uomo, eh? Qui ci posso vedere una nuova conoscenza che questo uomo fa. Magari, che ne sai, magari è proprio un segno d'acqua, magari un cancro, un pesci. Un cancro, un pesce, uno scorpione, ma anche potrebbe essere costui, questo Marte potrebbe essere un segno d'acqua, come vi ho detto, ma anche avere il vento in poppa se si tratta di un toro, di un capricorno, anche sì, questi segni qui, toro, capricorno, poi pesci, cancro e
e Scorpione, diciamo, ok? Potrebbe averne l'ascendente o potrebbe addirittura essere nato sotto quel segno lì, ok? Mentre lei, fanno vedere questa lei che sicuramente lei ha perso qualcosa, ma potrebbe semplicemente essere ha perso la comunicazione con lui. Ok, qui vedo il diavolo, vedo dei pensieri ossessivi, quindi sicuramente qui c'è una donna ossessionata da qualcosa, diciamo ossessionata non nel senso, oddio, anche nel senso cattivo, ma nel senso proprio più ampio del termine, nel senso magari è lì che pensa boom 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 a questo uomo che magari non si sta facendo sentire come quando e lei e come vorrebbe. Ok? Potrebbe essere anche questo. Voglio andare a fare una cosa, siccome vi ho detto che non sappiamo chi è questo lui o questa lei, lo andiamo a chiedere alle mie carte. Le altre volte non l'ho fatto, ma perché no? Andiamo a vedere un pochino questo lui. Se vi aiuto a riconoscerlo, va bene? Poi nei commenti però ditemelo se lo riconoscete, di che segno è. Andiamo a vedere. Vediamo un po' chi è lui. Chi è questo lui che sembrerebbe dover fare un viaggio? Io lui lo vedo recarsi verso qualcosa o qualcuno. Qui c'è un viaggio che dovrà fare questa persona, magari per lavoro, ma magari anche per amore, perché qui posso vedere un incontro interessato, interessoso con qualcuno. Quindi potrebbe essere veramente un incontro passionale con qualcuno. Ok? Ma andiamo a vedere chi è questo lui. Vediamo così se lo riconoscete, va bene? Andiamo a vedere chi è lui. Com'è? Chi è? Allora, eccola là. Guardate, è sicuramente un segno d'acqua, ma ve l'avevo appena detto. Quindi, questo Marte nel segno zodiacale dei pesci. Diciamo che mi viene confermato, quindi potrebbe essere veramente un uomo nato sotto il segno zodiacale dei pesci, del cancro, dello scorpione, ma anche io ci posso vedere un capricorno e che segno vi ho detto prima è un toro, che sono due segni di terra. Adesso andiamo a vedere anche con le carte astrologiche cosa ci dicono, ok? Però qui è un uomo sicuramente che ama il mare, potrebbe essere un uomo che veramente fa qualcosa che abbia a che vedere con l'acqua, quindi potrebbe essere un pescatore o semplicemente lavorare in un luogo in cui si vende il pesce, mi viene in mente, ma ancora un uomo che ama andare in barca, ok? Magari fa semplicemente lo sci nautico, insomma, tutto ciò che vi può venire in mente da questa carta, se lo potete riconoscere, o potrebbe semplicemente assomigliare a questo tizio. Andiamo a tirarne un'altra, andiamo a vedere, poi vediamo anche l'astrologia che cosa ci dice. Ditemelo se lo riconoscete, eh? Ok, mi ricordo l'altra stesa, insomma, lì è stato un successo, diciamo. I segni zodiacali erano proprio quelli, mi ricordo, abbiamo visto il Sagittario, insomma, quindi fatemelo sapere, va bene? Ditemelo nei commenti chi è quest'uomo, chi è questo lui. Vediamo, lui. Sicuramente un guerriero, un combattente, quindi questo signore sicuramente potrebbe veramente avere un Marte nel segno dei pesci, nel suo tema natale. Quindi nella sua carta natale, nella sua carta del cielo di nascita, ok? Ma essere anche un combattente, quindi io lo vedo sicuramente una persona forte, determinata, anche abbastanza sicura di sé, però nello stesso tempo, vedete, quest'uomo ha uno scudo, diciamo così, per difendersi e la spada che deduco sia stata sguainata un momento fa, riposta in giù nel fodero. Quindi sicuramente potrebbe essere un uomo che ha combattuto una guerra contro qualcuno, magari forse proprio contro questa lei, nel senso che ha litigato con la lei in questione, adesso aspettiamo di fare pace. Andiamo a vedere chi è questa lei. Vediamo un po' che tipo è, che donna è, o almeno come la vede lui, ok? Andiamo a vedere lei com'è. Chi è lei? La donna, chi è? Ok.
Questa è. Allora, questa è una donna, come vedete, questa sembra proprio una donna d'altri tempi, un pochino triste. Non so se vi riconoscete voi in questa figura, magari fumate? O la donna che qui viene rappresentata in questa stesa fuma? Potrebbe essere bruna come lei, essere un po' triste, avere il cane o amare gli animali. Sicuramente, vedete, qui ha il cane. Ok? Quindi sicuramente qui sembra una donna fedele, sicuramente fedele, qui guardando il diavolo, quando vi ho detto l'ossessione, no? Vedete, è incatenata, quindi è legata in qualche modo a questo lui, lo aspetta costantemente, con fedeltà. Quindi qui sicuramente è una donna molto legata a costui, eh? Molto legata a lui che lo aspetta. Io credo che questo lui si faccia risentire molto molto presto con questa lei. Quindi senz'altro nei commenti me lo direte, me lo confermerete che vi ha ricercato, via, se questa stesa sta parlando di voi naturalmente. Andiamo a vedere lei, un'altra carta. Guardate com'è. Quindi questa è una pittimina tutta precisina, quindi qui ci potrebbe essere in ballo il segno della Vergine, ma adesso andiamo a vedere un pochino anche con le carte astrologiche che cosa ci dicono, va bene? Quindi come vedete qui si passa da una donna, come vi dicevo, fedele, posata, a una donna quasi quasi manager. Diciamo che qui sul lavoro una donna con i contro cavoli. In amore, insomma, ecco, quindi diciamo c'è un pochino più, non voglio dire di debolezza, ma magari semplicemente innamorata, quando si ama si sa, ecco. Ma andiamo a vedere un pochino ancora, dal 18 al 24 maggio, vediamo le carte dell'amore cosa dicono, eh? Belle queste stesse, mi piacciono molto, ditemi cosa ne pensate. Mi piacciono. Allora, vediamo, dal 18 al 24 maggio 2020. Fra lui e lei, fra lui e lei, torna a essere libero. Allora, veramente, questo uomo, come avevo dedotto da queste prime carte, effettivamente potrebbe uscire di casa, ma uscire di casa anche nel senso che in questo momento è stato rinchiuso, potrebbe benissimo essere come lo siamo effettivamente rinchiusi per il coronavirus, che effettivamente non è potuto uscire di casa, non vi ha potuto vedere o incontrare, se questa lei siete voi, proprio perché vedete, è rinchiuso. Qui c'è un cerchio, c'è una staccionata che rinchiude questo cavallo, quello che è. Quindi qui potrebbe essere proprio questo. Guardate le carte, anche figurativamente parlando, qui c'è un unicorno, insomma, io chiamo un cavallo rinchiuso. Vedete qui il cavallo che torna al galoppo libero? Quindi qui potrebbe veramente essere, non ti voglio parlare di una separazione, semplicemente questo uomo tornerà ad essere libero per potervi vedere, per esempio, per poter vedere questa lei. Ecco, è più corretto parlare così, va bene? Andiamo a vedere ancora che cosa dicono. Lui e lei, 18-24 maggio 2020. La fiducia. Quindi sicuramente qui c'è questa donna, vedete la fiducia, la fedeltà, la lealtà che sta aspettando questo lui per potersi rivedere. Questo lui o un altro lui, chi lo sa. Qui dovete un pochino fare voi la tara. Andiamo a vedere. 18-24 maggio lui e lei, perché come abbiamo detto non è detto che questi due siano una coppia, queste stese sono anche per le single, se ve lo state chiedendo. Questo lui può essere chiunque, questa lei può essere chiunque, ovviamente. Vediamo lui e lei, 18-24 maggio 2020. Tieni la mente aperta, quindi qui, nonostante ci sia stata una chiusura alla comunicazione, io credo che qui questa lei stia aspettando di riappacificarsi con un lui, con il lui in questione. Qui le carte ti invitano, tieni la mente aperta, nel senso qui i giochi sono ancora aperti, niente è finito, niente è chiuso, quindi qui la comunicazione sicuramente riprenderà. Dobbiamo aspettare che questo lui riesca a tornare libero da una sua situazione, che sia per il Covid che non è potuto uscire, che sia per
Perché effettivamente questa donna è l'amante di quest'uomo e potrebbe essere. Io qui vi vedo una gran bella donna, guardate come siete belle. Voi o chi è questa lei, insomma, capito? Quindi qui ci possono essere le più disparate situazioni. Andiamo a vedere un pochino gli oracoli, cos'altro ci dicono. Vediamo, lui e lei interagiranno fra di sé durante questa settimana, si sentiranno, accadrà qualcosa fra loro e se sì, cosa? Lui e lei, 18-24 maggio 2020, vediamo. Lui e lei, 18-24 maggio 2020. Ops. Allora, qui non so perché mi parlano di visita medica o qualcosa che dovete fare voi o lui o lei o tutti e due. Qui mi parlano di un servizio, quindi di un qualcosa che deve venire fatto durante questa settimana. Boh, non so perché mi fanno vedere questo. Andiamo a vedere, magari è una cosa che vi lega, non lo so. Fatto sta che qui io ci vedo anche una sorta, non voglio dire di riappacificazione, ma di un farsi risentire, sì, perché qui le carte mi parlano di pace, di ritrovarsi, di risentirsi e magari pure di rivedersi, perché io vedo questo. Qui c'è un pensiero carino, un pensiero affettuoso l'uno verso l'altra. Quindi sicuramente questo lui e questa lei si hanno litigato, se non si stanno sentendo per le più disparate situazioni o motivazioni. Qui durante questa settimana, insomma, qualcosa si ricomincia a muovere, va bene? Vediamo un'altra carta, poi andiamo ai consigli e poi vediamo l'astrologia. Vedi, il riequilibrare della situazione. Quindi qui sicuramente qualcosa durante questa settimana andrà quantomeno come posso dire, a sistemarsi. Qui ve lo confermo. Voglio vedere l'astrologia che cosa dice. Andiamo a vedere un pochino i segni zodiacali in ballo, anche se alcuni ve li ho già detti guardando le efemeridi, guardando gli astri. Però vediamo un pochino l'astrologia 18-24 maggio. Vediamo lui. Esatto, qui ce lo riconosco con quello che ho visto prima. Guarda, cosa vi ho detto prima? Che quest'uomo potrebbe essere un segno d'acqua, ve l'ho detto o no? Che vi ho detto potrebbe essere un pesce, uno scorpione o un cancro. E qui mi esce il segno del cancro, che mi richiama molto sia questo uomo con l'acqua, perché il cancro è un segno d'acqua, quindi questa è una persona, a parte che ama il mare, tutto ciò che è acqua e acquatico, a parte quello, ma un uomo anche abbastanza sensibile, emotivo, ok? Anche permaloso, oserei dire io, ok? Se la prende per male, magari fa il broncio, se ne sta un po' per conto suo, poi magari si rifà vivo, un pochino lunatichino, ecco. Quindi potrebbe essere anche del segno del cancro, un ascendente cancro, un Marte in cancro. E l'avevo visto anche da questa figura che sta sulla difensiva, quindi una persona. Avete visto il granchietto? Il cancro è un granchio, no? Cosa fa? Shtium! Si ritira dentro il suo guscio, no? Appena vede un pericolo. Ecco, e qui vediamo questo scudo, questo soldato che sembra tanto forte, tanto valoroso, ma poi però ha uno scudo per difendersi dagli attacchi esterni. Lui non attacca, perché la spada non ce l'ha sguainata, però si difende dagli attacchi esterni ed ecco qui il segno del cancro, va bene? Quindi questa è una conferma per quello che vi avevo già appena detto. Andiamo a vedere ancora. Naturalmente, se non è del cancro, va bene lo stesso, voglio dire io, magari è una piccola caratteristica quella che mi stanno facendo vedere le carte. Non è detto che tutti lui in questione, per voi che guardate, siano del cancro, magari non lo sapete, ma Marte in cancro o comunque dei valori molto, molto forti nel segno del cancro nel suo tema natale. Voi non lo sapete, ovviamente, va bene? Ops, eccolo qui, c'è un bel trigono, quindi qui si parla proprio di segni d'acqua.
che sono molto forti, molto presenti in questo Signore. Quindi sicuramente ho un Lui dall'aspetto, dai modi, dei valori anche della sua personalità molto forti, molto grintosi. Ma qui c'è un quinquoncio, un aspetto un po' così. Vale a dire che nello stesso tempo molto molto fragile, quindi sembra magari un uomo tutto d'un pezzo, invincibile, inattaccabile, quando invece poi magari è una persona, insomma, anche abbastanza sensibile. Andiamo a vedere un pochino lei, la lei in questione, vediamo lei. Allora, qui ci potrebbe essere il segno della bilancia in ballo, sicuramente. Una bilancia, ascendente bilancia, ma io ci vedo anche la Vergine, vabbè, andiamo a vedere. Lei. Io lei la vedo proprio con dei pensieri ossessivi, qui c'è un'ossessione per qualcosa sicuramente. Guarda, bilancia o leone, qui c'è anche il segno proprio del leone. Quindi abbiamo una bilancia, un leone, un ascendente leone, un ascendente bilancia, ma anche uno scorpione io vedo qua e lo vedo anche da queste carte qui, perché il diavolo mi richiama anche quello. Scorpione e Sagittario. Questi sono i segni coinvolti anche per quanto riguarda questa lei, eh? Vediamo, lei. Nettuno, wow, o una pesci, una donna nata sotto il segno dei pesci o con un Nettuno magari all'ascendente, un Nettuno molto molto forte, ma anche un Nettuno in settima, non lo escludo, un Nettuno in settima casa, quindi una donna un pochino portata anche a questi legami un po' con l'uomo lontano, inarrivabile, come si dice, inavvicinabile nel senso che non te lo puoi prendere e strizzare, quindi o un uomo che vive lontano da noi o che comunque ha un'altra situazione, quindi non può stare con noi, non può essere con noi, qui si ritorna un po' al padre, insomma qui entrano dei discorsi troppo grandi. Comunque qui fanciulle e fanciulli, andiamo a vedere un piccolo consiglio da parte delle nostre carte. Andiamo a vedere che consiglio vi lanciano per questa settimana dal 18 al 24 maggio. Però per riassumere un pochino tutte queste cose che abbiamo detto, io qui ci vedo un uomo, una donna che soffre, che ha un pensiero proprio fisso su questo uomo che va, viene, non si sa che fa. Ok? Una donna molto forte, magari proprio una donna anche in carriera, o che comunque, insomma, sa fare i suoi conti, sa fare le sue cose, insomma, una donna tutta precisa, tutta. Quando si parla però riguardo a questo lui, è una donna un po' inino triste, perché sicuramente magari non lo sta sentendo, non lo sta vedendo quest'uomo, c'è un qualcosa che la rende malinconica di lui, però fedele, è lì che lo aspetta, come il cagnolino vicino a lei. Potrebbe essere una donna che ama i cani, che ha il cane, che fuma e bla 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 bla. Qui poi ditemi voi nei commenti se vi ci rivedete o chi ci rivedete in questa situation, ok? Andiamo a vedere un pochino un consiglio per questa settimana dal 18 al 24 maggio 2020. Fai attenzione, osserva i segnali ricorrenti, ascolta la tua guida interiore perché possono offrirti utili informazioni. In poche parole, qui una donna che rimugina molto, sicuramente in questa settimana risolverai questa cosa che ti fa tanto penare, perché qui ti potrebbe arrivare la comunicazione, il far pace, la riappacificazione, il messaggio che tanto stai aspettando, perché io lo vedo. Che stai aspettando e qui le carte ti invitano a stare pronta, a stare allerta sicuramente da qualcuno, da qualcosa oltre a quello che ti ho detto, perché qui c'è anche il diavolo. Quando c'è il diavolo, poi il 5 di spade, quindi sono tutte carte, insomma, che parlano di nemici nascosti, di invidie, insomma, quindi fai attenzione, watch your back, come si dice, guardati le spalle, va bene? Vediamo un po' un'altra carta.
Persona solidale, guarda, qui io ci vedo proprio il riavvicinarsi. Qualcuno desidera aiutarti, pensa a chi potrebbe essere e contattalo. Ora io non so se voi dovete contattare qualcuno per farvi aiutare, ma so che c'è un lui o comunque la persona a cui voi pensate. Questa lei, a cui questa lei pensa in modo così insistente, ossessivo quasi, oserei dire io penso che questa persona si faccia viva, si faccia sentire durante questa settimana. Fatemi sapere chi è, di che segno siete voi e se vi riconoscete in questo quadro e chi vedete in questo quadro, visto abbiamo visto un pochino anche le carte personaggio. Ok? Quindi per capire, alchimia, vedi che ho ragione? Quindi qui c'è proprio l'alchimia con questa persona. Quindi io qui ci vedo proprio questo farsi risentire di questa persona se non la state sentendo, perché io vi vedo che state aspettando questo guerriero, sicuramente. Guarda, qui siete in attesa di questo guerriero, a parte anche questo uomo qua. In mare sicuramente che potrebbe essere come abbiamo visto un cancro. Ok? Quindi io penso che questo lui che voi tanto aspettate si rifaccia vivo, perché io qui ci vedo proprio un sentirsi, ma anche oserei dire io un vedersi dopo un periodo di chiusura della comunicazione con questa persona. Poi vi ho detto c'è questo lui, vi ho spiegato la sua situation e lo vedo corteggiare, quindi mi viene da pensare che siate proprio questo lui e questa lei, ok? Ma a questo punto lascio a voi la parola, sarete voi nei commenti a dirmi qui chi ci avete rivisto e che situazione ci rivedete, quali sono i segni zodiacali coinvolti, se e come vi rivedete. Se questo video naturalmente vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un mi piace perché aiuta il mio canale sicuramente, dà un segnale, diciamo così. Che questi video vi piacciono, iscriviti a questo canale se vuoi vedere anche i prossimi miei video man mano che li pubblicherò. E che dire, io ti ringrazio naturalmente come sempre dell'affetto, gioia e amore sempre a te e ad ognuno di voi e io vi aspetto naturalmente sempre qui con Penelope e le sue carte al prossimo video. Ciao, alla prossima!